La caserma centrale di Bari dei Vigili del Fuoco apre le porte ai cittadini, ci sono le autorità ma soprattutto le scolaresche e la festa di Santa Barbara, protettrice del corpo. Nell'occasione hanno simulato solo alcuni degli interventi che li vedono impegnati quotidianamente a salvaguardia della gente, come un grave incidente stradale con 3 feriti in pericolo di vita, uno bloccato in auto. Inutile dire che il tempo è prezioso. L'arrivo di uomini e mezzi, di vigili e 118 è immediato. Oppure cosa fanno in caso di rottura di una tubazione di gas? Il comando di Bari conta su circa 500 uomini, è articolato in 10 sedi territoriali oltre a questa sede centrale. È attualmente in servizio, dovendo coprire l'intero arco delle 24 ore, ce ne sono una 60. Durante la cerimonia è stata deposta una corona al monumento dedicato ai caduti in servizio, cui è seguita la messa officiata dall'arcivescovo di Bari, Monsignor Cacucci. Il messaggio del comandante è rivolto ai bambini. In questo periodo particolare che vede un po' l'intera comunità internazionale colpita da questi attentati terroristici, vogliamo dare un messaggio di vita, di speranza, di risposta proprio ai bambini.